torna in piazza per la 13ª edizione Nonno Ascoltami, con la collaborazione tra la Onlus, Udito Italia e Apparecchi Maico, per questo screening gratuito nelle piazze italiane per testare ovviamente la qualità uditiva dei tanti cittadini, non solo teramani, perché siamo a Piazza Martiri, proprio qui nel capoluogo di provincia di Teramo, ma anche a Giulianova. Ci sposteremo poi con la nostra Maria Carannante verso la costa adriatica per verificare appunto l'affluenza dei tanti curiosi e di tutti quelli che vorranno scoprire se ci sono, speriamo di no, problemi all'udito. Ricordiamo, è la 13ª edizione, piazze italiane aperte, disponibili grazie alla collaborazione di Udito Italia e Maico per testare la qualità uditiva dei tantissimi cittadini. Allora seguiteci, perché scopriremo davvero tante curiosità e soprattutto riceveremo tanti consigli dagli esperti. Siamo qui per rimarcare l'importanza di questo test. Fare la prevenzione è una cosa importantissima, poi specialmente a livello uditivo, per non, insomma, per valutare e vedere se ci sono delle varie problematiche per quanto riguarda la persona stessa. Il problema di udito è altamente invalidante perché non permette una comunicazione normale anche con i propri cari, e quindi di conseguenza valutare e fare queste valutazioni è sicuramente una cosa positiva. E naturalmente questa patologia tende anche a estraniare un po' la persona, il soggetto, no? Dal mondo che lo circonda. Ecco, l'intervento di Maico tecnicamente qual è? Quale potrebbe essere? È appunto fare prevenzione, stimolare la popolazione a far conoscere questo problema che diciamo viene abbastanza sottovalutato. Viene sottovalutato perché non ci si fa, vabbè, sento poco, lascia perdere, quindi non è ancora un problema molto, molto sentito, tra virgolette. E noi cerchiamo appunto di fare questo, facendo prevenzione e cercando di far capire alle persone che l'udito è importante appunto per una normale vita sociale. Allora cominciamo ad andare un po' sul tecnico con Valerio Potere, audioprotesista. Ecco, in percentuale, tanta gente ovviamente che viene a testare l'udito con questo screening non invasivo, lo dobbiamo rimarcare. Ecco, i numeri, Valerio. Allora, innanzitutto buongiorno a tutti, parto subito con i numeri. Allora, c'è, come anche gli scorsi anni, Teramo risponde sempre in maniera ottima agli screening uditivi. Ci sono persone che vengono qui anche solo per curiosità, persone che non hanno mai fatto il controllo dell'udito, altre persone che hanno dei problemi. Ovviamente quello che facciamo in piazza è quello di capire e di insegnare alla persona, di evidenziare se c'è una problematica possibile e di portarla ad un approfondimento eventualmente in una struttura specializzata. Ecco, c'è stato il curioso questa mattina che è venuto appunto, casomai invitato da voi, che però ha riscontrato dei problemi, quindi un intervento tra virgolette anche in una struttura sanitaria diversa, un po' più specializzata in questo caso. Assolutamente sì, ci sono persone che sono venute semplicemente per curiosità o con il classico non sento bene la televisione, devo alzare un po' il volume, e poi effettivamente hanno riscontrato che c'è un abbassamento dell'udito. E gli screening servono anche a questo, a sensibilizzare le persone, a utilizzare innanzitutto bene tutti questi dispositivi, questo, per esempio cuffie. Ecco, questa è una curiosità che le volevo chiedere proprio, esatto, in chiusura di intervista. Sì. Come utilizzare gli apparecchi digitali che attualmente utilizziamo quotidianamente? Parlo del cellulare, parlo dell'apparecchio televisivo, della radio in macchina. Ecco, c'è una sorta di regolamento da rispettare per evitare danni all'udito? Ah, direi certo che il buon senso la fa sempre da padrone. Ci sono dei dispositivi ovviamente che hanno dei limiti
da non superare per quanto riguarda il volume, però quello che consigliamo noi alle persone è sempre un po' di buonsenso, quindi non sentire musica ad alto volume quando si va in locali dove ci sono degli amplificatori, starne lontani. Ricordiamo che l'udito, il volume troppo ad un'intensità superiore agli 80 decibel può provocare dei danni al nostro udito. A Giulianova in piazza Buozzi per questa giornata, invitando tanti nonni ad ascoltare le voci dei nipotini soprattutto, ma anche di quello che il mondo insomma chiede a questi nonni, figure importanti che devono sapere ascoltare. Ovviamente, noi siamo qui per questo, siamo qui proprio per la prevenzione. E questo è il nostro compito, aiutare i nonni a sentire, appunto, come ha già detto, le voci dei nipoti e a riprendere quella che è un po' la vita di prima. E fondamentalmente invitiamo un po' tutti e siamo qui come Maico, come partner tecnico appunto di Nonno Ascoltami. È particolarmente importante stare qua, è molto bello perché vedere le persone che si avvicinano, che chiedono e si informano è per noi vitale, perché spingiamo tanto con la prevenzione e perché per le malattie degenerative oggigiorno è importantissimo soprattutto informarsi e poi risolvere in qualche modo. Sì. Quando arriva il segnale, appunto, quando bisogna andare ad effettuare test? Diciamo che senza aspettare che ci siano proprio dei segnali per cui la persona si rende conto di sentire un po' meno, è sempre meglio andare prima, proprio come prevenzione. E dai 60 in su, insomma, generalmente quello che si consiglia. Questo. Quindi, diciamo, anche se uno non ha dei segnali, esatto, non importa, non è che deve venire da noi perché ha un particolare problema. Infatti lo scopo di questo è proprio quello. Ed è la prevenzione. La prevenzione. È, credo che sia lo stimolo migliore, lo stimolo più giusto, sì, per andare a verificare appunto lo stato del nostro udito. Allora, con un altro ospite, Francesco Tiberi, qui a Giulianova, Piazza Buozzi, per una ulteriore iniziativa, devo dire molto interessante, con la Berit che vuole, o perlomeno ha l'intenzione di insegnare ai nonni, alle persone più anziane ovviamente, l'utilizzo di tutti quei sistemi che potrebbero, tra virgolette, migliorare e accelerare la propria vita. Assolutamente sì, ed è stato un piacere collaborare con questa iniziativa, anche perché ci siamo resi conto che il diversamente giovane, non anziano, altrimenti si offende è molto innovativo. Me ne sono accorto già nelle piazze di Chieti e Pescara. L'anziano diversamente giovane è molto molto recettivo, è venuto allo stand, ha ascoltato, ha gradito questa brochure che gli permette di utilizzare determinati dispositivi che altrimenti non potrebbero utilizzare per svariate cose, anche per esempio il semplice utilizzo della mail, quindi come faccio a reinstallare X e Y, come faccio a cancellare la spam, oppure c'è anche la possibilità di utilizzare lo SPID, che comunque in alcuni casi hanno avuto difficoltà, e noi in questa guida spieghiamo al diversamente giovane come utilizzare lo SPID, quindi come registrarsi e come accedere al portale. È un'iniziativa molto bella, spero che la ripeteremo anche nei prossimi anni, perché abbiamo visto che comunque col passare degli anni le tecnologie vengono utilizzate ancora di più dagli anziani, dai diversamente giovani. Io devo dire che ho ricevuto un'ottima informazione, dovrò portare i miei genitori, perché ogni qualvolta mando un WhatsApp a mia madre, sì, soprattutto, e le chiedo, non so, mandami la fotografia della ricetta medica così vado a prenderti la medicina in farmacia, ha delle enormi difficoltà, riesce a fare la foto ma casomai non riesce ad inviarmela, ecco, sì.
a parte le battute, però c'è bisogno, insomma, di insegnare questi metodi che poi non solo facilitano la vita, ma soprattutto non escludono dal mondo digitale i nostri nonni o i nostri genitori, Francesco. Assolutamente sì, anche perché l'età media è aumentata in Italia, quindi ci sono molti più anziani, diversamente giovani. E in piazza ho visto ultraottantenni che passeggiavano tranquillamente, che utilizzavano lo smartphone e ci venivano a chiedere determinate cose. E quindi sta cambiando proprio il mondo dell'era digitale, anche per superati gli 80 anni, diciamo. Quindi grazie Francesco, grazie a Berit per questa iniziativa, perché insomma, ecco, potrebbe sembrare scontata, ma scontata non è. Grazie, grazie a voi, buona domenica e vi aspettiamo in piazza, in tutte le piazze, sia per la visita, vi ho detto che quella è fondamentale, ma anche per prendere la nostra guida che può esservi utile, oggi e per sempre. E allora siamo con Anna Maria, a lei chiedo una dimostrazione, perché ovviamente siamo andati sul teorico ad inizio giornata, oggi vogliamo andare sul pratico, insomma, e vedere un po' come funziona questo audiometro e ovviamente anche capire come si svolge questo screening, Anna Maria. Allora, sicuramente una delle prime cose, osservazioni da fare è che qui in piazza cerchiamo comunque di fare uno screening indicativo, quindi che ci indichi, diciamo, sommariamente se può esserci o meno una perdita uditiva. Poi infatti consigliamo sempre comunque di approfondire o in un centro acustico o in ospedale quella che è l'audiometria fatta qui in piazza. E l'esame si svolge in questo modo. La prima cosa da fare è guardare all'interno del condotto uditivo esterno, vedere se ci sono formazioni, quindi di cerume, oppure se il condotto è libero. Successivamente mettiamo una cuffia con appunto un orecchio destro e un orecchio sinistro, facciamo e chiediamo al paziente, alla signora, al signore di ascoltare all'interno appunto della cuffia nella quale verranno, diciamo, inviati dei suoni, e non appena percepisce il suono di segnalarcelo con la mano. Quindi possiamo iniziare con la signora, che ovviamente si presta, e noi la ringraziamo per la disponibilità, e vediamo anche questo apparecchio, che poi non è così complicato, insomma, vederlo così non è complicato, e ovviamente con la nostra Maria Carannante seguiremo passo dopo passo tutto il test, tutto lo screening. Vado a guardare il condotto della signora. Avete verificato, insomma, non ci sono ostruzioni all'interno delle orecchie della signora, quindi possiamo iniziare il test, vero Anna Maria? Assolutamente, possiamo iniziare, essendo libero, appunto metto la cuffia alla signora e le chiederò un orecchio per volta di ascoltare in cuffia e di segnalarmi non appena percepisce il suono. Ecco, in questo momento la signora, alzando il pollice, ha segnalato che è arrivato l'impulso, possiamo dire così. Noi qui riportiamo. Ecco, cosa state riportando sulla scheda, in questo grafico? Allora, qui riportiamo la risposta della signora, andando poi a formare quello che è l'audiogramma. Ecco, adesso ci ha segnalato che non ha ricevuto nessun impulso. In realtà l'impulso c'è, dovrà solo percepirlo nel momento lontano, ecco qua, ok. E ovviamente verrà riportato sul grafico questo nuovo test. Ancora un pollice, insomma, devo dire che la signora si comporta bene, però un 3 su 4, un 4 su 5 adesso. Allora, questo è quello che è venuto fuori dall'orecchio destro, per volerla spiegare, è tutto perfettamente in linea, se non fosse per quella frequenza diciamo la quale la signora ci ha messo un pochettino il tempo, perché in realtà noi chiediamo di segnalarlo appena la percepisce, proprio perché è lì che si capisce. Quindi anche la tempistica fa la differenza. Esatto, cioè è lì che capiamo, questa frequenza è a 70 decibel, quindi
può esserci una, cioè c'è una perdita su questa frequenza. Benissimo. La minima percezione ci va ad indicare proprio, cioè ci permette di creare l'audiogramma. Quindi da questo capire appunto se abbiamo o meno una perdita uditiva. Possiamo dire tranquillamente che la signora non ha bisogno di apparecchi particolari perché sta bene. L'ultima informazione, poi chiudiamo questo screening molto interessante. A livello di decibel qual è il valore ottimale? Il valore proprio ottimale siamo sui 15-20, ecco. Perfetto. Poi si può avere anche un diciamo decibel a 30-35, non parliamo già di una vera e propria perdita uditiva, o perlomeno diciamo che è una lieve perdita. Inizia a diventare più importante sui 40-45-50 decibel, in quel caso è opportuno approfondire un po' lo screening ed intervenire. Perfetto, è stato interessantissimo questo test perché lo abbiamo vissuto in diretta. Ringraziamo ovviamente Anna Maria e abbiamo potuto verificare ovviamente anche quello che è lo schema, il grafico che poi alla fine del test va a valutare le capacità uditive del paziente. Quindi grazie Anna Maria, ovviamente tutto sanificato, tutto in piena sicurezza. Siamo all'esterno, però credo che sia necessario ovviamente ottemperare a tutte le situazioni a riguardo di una situazione che abbiamo vissuto per tanti anni. Lo si fa a prescindere, però in questo periodo ancora di più. Grazie e ovviamente grazie alla signora che si è sottoposta allo screening.